Vi presentiamo oggi una chicca che in Italia si trova soltanto nel laboratorio di liuteria di Clo Guitars di Genzano, in provincia di Roma, il Plek. Una macchina della quale si è parlato tanto in rete negli ultimi anni, che è rimasto un po' come un miraggio. Oggi chiediamo a Luca Cesaroni della Clo Guitars di raccontarci come funziona questo miracolo di liuteria. Vieni Luca! Ciao, ciao Luca! Ciao a tutti! Dai, raccontaci un po' come funziona Plek. Allora, Plek è un macchinario che è stato inventato da Gerd Hanke, che è un signore tedesco, che anche chitarrista, che negli anni ha sempre avuto molti problemi nel setup, per trovare il setup, diciamo, perfetto per i suoi gusti. Quindi, stanco di girare gli utai che non riuscivano a fargli ottenere comunque il suono desiderato dallo strumento, ha deciso di iniziare a progettare una macchina a controllo numerico capace di analizzare lo strumento al millesimo di millimetro e poter rettificare i tasti e suggerire un action ideale al centesimo di millimetro. Tanti liutai, ho sentito dei commenti che dicono: sì, ma così si perde un po' la magia del lavoro artigianale. Sì. Ma che c'è di vero in un'affermazione come questa? Diciamo nulla, perché in realtà la macchina non è nient'altro che un'estensione microscopica delle mani del liutaio. Quindi comunque degli occhi. Serve un liutaio che la sappia usare. Se la persona che gestisce la macchina non è un bravo liutaio, il lavoro non viene bene. Ho capito. Quindi è estremamente importante che chi diciamo usa la macchina e fa le impostazioni dovute nel software sia anche molto esperto nel sapere come sono tutte le dinamiche dello strumento, il relief del manico, le action e tutto quello che concerne comunque il setup dello strumento. Quindi è un po' come dire che un bisturi non fa un buon chirurgo, ecco. Esatto. Andiamo a vedere nello specifico, in breve, cosa ha voluto fare Gerd Hanke, che è l'inventore di questa macchina e anche un ingegnere meccanico. Allora, la macchina funziona principalmente con tre utensili. E il primo, che è il tastatore, è responsabile della diagnostica dello strumento, è questo centrale, che nello specifico va proprio a tastare la tastiera della chitarra e i tasti, e anche le corde. Le plettra anche, da questo viene il nome poi della macchina, da plectrum, è per questo che si chiama Plek. Poi, una volta ottenuta la diagnosi, possiamo virtualmente sul computer correggere le linee diciamo di tutti i tasti del relief del manico corda per corda. Una volta ottenuto questo virtualmente, la macchina ricrea nella realtà usando quest'altro utensile, che è praticamente una fresa speciale fatta apposta dai costruttori di Plek, e utilizza tre shape diversi, quindi a secondo del tasto che abbiamo montato sullo strumento lei riesce a rettificarlo perfettamente, sia che sia uno small, un medium o un jumbo, ovviamente correggendo anche l'intonazione tra tasto e tasto, perché ricrea l'esatto shape tasto per tasto, appunto. Infine abbiamo quest'altro utensile, che è una microfresa a 60.000 giri al minuto, che riesce a incidere i capotasti da zero. Quindi noi montiamo un capotasto, volendo sostituirlo, soltanto rifinendolo nei bordi, e lei penserà, ovviamente sempre seguendo un settaggio fatto prima virtualmente, lo ricreerà nella realtà incidendolo da zero. Quindi riusciremo ad avere l'altezza esatta delle corde al primo tasto. La spieghiamo in breve anche come funziona la parte software di questa fantastica macchina. Anche come per la parte hardware, funziona sempre in tre step. Il primo è la parte, diciamo, proprio di diagnostica, quindi una volta che la macchina esegue la diagnostica ci propone questo grafico. Questo grafico rappresenta la vista del manico, praticamente vista di laterale, come se noi potessimo sezionare il manico longitudinalmente, e abbiamo una scansione corda per corda, quindi questo sarà il nostro capotasto, questo è il ponte, le corde, e abbiamo questa linea tratteggiata nera in basso, che è praticamente il legno della tastiera, mentre la linea verde e rossa che abbiamo qui sopra è appunto la curva dei tasti, la linea che viene creata dai tasti. E questa cosa ce l'abbiamo per tutte le corde, quindi per la corda del miccantino, Si, Sol, Re, La e Mi basso. Una volta eseguita questa scansione,
e preso atto di come è la situazione dello strumento nella realtà, si passa alla parte del software che corregge virtualmente i tasti e funziona in questo modo. Abbiamo sempre corda per corda, quindi il miccantino, dove noi possiamo andare a correggere appunto modificando le linee del relief del manico e dei tasti, semplicemente agendo su dei controlli che sono qui in basso. La macchina, il software agisce praticamente con due curve, ci fa lavorare su il mi basso e il miccantino e poi sulla stessa cosa ma al dodicesimo tasto, quindi possiamo proprio fisicamente modellare la tastiera della chitarra o del basso o dello strumento che sia. Infine abbiamo un'altra funzione che spesso risolve parecchi problemi su strumenti che hanno particolari problemi appunto sui tasti, che si chiama Fallout. È praticamente un plugin in più nel software che è stato aggiunto negli anni, che serve per creare una leggera discesa un po' più ripida sulla parte finale della tastiera. Questo ci permette di avere un'action ancora più bassa, perché suonando nelle zone tra il decimo e il dodicesimo tasto, tutti i tasti che verranno dopo saranno lievemente più bassi della curva ideale. Quindi questo ci darà la possibilità di avere, per esempio, i bending classici sulle strato nel miccantino al quindicesimo tasto o al dodicesimo tasto che non si fermano dopo il tono. Infine abbiamo quest'ultima parte di software, dopo che i tasti vengono rettificati, che ci permette anche di controllare l'altezza delle corde al capotasto in questa fascia di grafico e l'altezza dell'action al dodicesimo tasto in quest'altra fascia di grafico. Quindi noi possiamo addirittura misurare al centesimo di millimetro l'altezza corretta delle corde sul primo tasto, dipendenti dal capotasto ovviamente, e la nostra giusta action preimpostata all'inizio del processo di Black, per poi riottenerla nella realtà, quindi misurandola anch'essa al centesimo di millimetro. Allora Luca, finalmente abbiamo finito. Ci puoi dire che tipo di migliorie sei riuscito ad apportare col Black a questo strumento? Sì, allora grazie a Black abbiamo potuto lavorare direttamente sui tasti e quindi ottenere il giusto rapporto di curvatura del manico, quindi del relief, e ovviamente avere i tasti allineati al centesimo di millimetro. Questo ci permette di avere un'action molto più bassa, di ottenere uno strumento molto più suonabile e soprattutto su strumenti tipo questi, quindi con il radius molto curvo, stile Fender Vintage, quindi 7,25-9,5, eliminare quasi totalmente il difetto che abbiamo facendo dei bending sul cantino, soprattutto dal dodicesimo tasto in poi, dove è tipico che la nota si spezza arrivando già quasi a un tono di bending. Invece in questo caso non abbiamo nessun tipo di impedimento alla vibrazione della corda, e questo fa sì che non soltanto sul discorso del bending, ma anche su tutte le corde, fa aumentare tantissimo il suono e la vibrazione dello strumento. Quindi anche nelle prime posizioni, in qualsiasi posizione, avremo un bilanciamento di tutte le frequenze e un sustain molto più elevato, quindi anche un aumento del volume. Anche un aumento del volume, sì, dato dalla maggiore vibrazione delle corde. Ok, grazie mille Luca. Grazie a te.